Ciao a tutti da Mario Carbone, benvenuti in questa lezione della Madonna del Pollino. Questo è un valzer molto molto semplice, spesso usato all'inizio appunto per imparare i brani, quelli popolari, quelli che insomma conosciamo di più, soprattutto in questa zona insomma del Pollino. Il brano lo trovate già registrato sul canale e comunque vedremo i primi due righi ora ad esempio, sono questi quindi. Come sono questi? Abbiamo in chiusura 3-2 che dura due pulsazioni, nuovamente 3-2, in apertura 2 cerchiato 3-2 per due volte, uguale, salgo di una posizione, chiudo col 3 che dura due pulsazioni e poi 2, ripeto questo righo così, apro, chiudo due pulsazioni e poi 2, il righo è questo. Ripetetelo insomma per una decina di minuti, una mezz'ora, è importante memorizzarlo. Ricordate che qui dura due pulsazioni e qua dura anche due pulsazioni. Il ritmo è ternario, 1, 2, 3. Bene, ben fatto, dopo mezz'ora, un'ora, 10 minuti, il tempo di assimilarlo, bentornati. Andiamo al rigo successivo, abbiamo il 3 in chiusura, due pulsazioni. 1, 2, 3. Sesta posizione, come la parte sopra, 2 cerchiato, 3, 2 per due volte. Chiudiamo, siamo di una posizione, il 2 che dura due pulsazioni, nuovamente il 2, ripeto questo rigo che è così. Chiudo. Ed eccoci qua, ripetete questo rigo che abbiamo 3, 2 pulsazioni, il 3 poi è uguale a sopra, qua e abbiamo il 2 in quinta posizione, dura due pulsazioni e 1. Fatto questo collegate i due righi, eccoli qua per una decina di minuti, questi due righi c'è il ritornello, vanno ripetuti per due volte, arrivato qua insomma si riprendono nuovamente, va bene? Ed eccoci qua, quindi collegate i due righi e quindi collegandolo è così. I bassi, questi due righi, innanzitutto fate gli esercizi giornalieri che vi aiuteranno a inserire i bassi, ma dopo un mesetto, dopo una settimana, dipende dalla vostra difficoltà che incontrate, inserite i bassi, molto lentamente sono così. Molto lentamente e si ripete due volte. Andiamo avanti con questi altri due righi e così quindi. E questi righi sono semplici. Abbiamo in chiusura in sesta posizione il 4, due pulsazioni. Nuovamente il 4, il 5 in apertura, due pulsazioni. Nuovamente il 5 due pulsazioni. Il 4, chiudo col 3, 2 pulsazioni, il 2 e ripeto questo rigo. Ecco qua, molto semplice. Quindi queste note bianche, vi ricordo, durano, se conoscete le note, insomma, le minime durano due quarti e questo è un quarto. Quindi due pulsazioni, una pulsazione, due pulsazioni, una pulsazione e via dicendo, sempre così, va bene? Qua chiudo, apro e qua chiudo, fatela per 10 minuti. Bene, bentornati, andiamo avanti. Ora qui cambia ben poco il rigo successivo. Quindi abbiamo 2, 3, 2. E in apertura come sopra. Come il primo rigo, cioè è uguale al primo rigo per capirci, cambiano solo queste tre note, uguale al primo rigo, ed è tutto uguale tranne le prime tre note. Chiaro? Che vi vado a cerchiare almeno per ricordarvi. Tutto qua, collegate questi due righi e sarà così. Con i bassi molto lentamente questo. Ma
cambia niente, vedete, lo stesso rigo, c'è poco da spiegarvi, eh? Guardate, lo stesso rigo di sopra cambia solo le ultime due note, ma che sono uguali ancora in altra parte, sono uguali a, ecco, no, beh, qua niente, le parti successive, no, sono uguali sia a questa parte iniziale, qui al secondo rigo, questa battuta è uguale a questa, quindi è un, sembra la stessa cosa, insomma, queste tre battute uguali e questa uguale a questa, chiaro? E quindi è così. Quindi volendo potete fare questi tre righi perché sono identici, non cambia nulla. Chiaro? Bene, andiamo avanti. Dico pagina successiva, stesse tre note di prima, 2-3-2, poi ve la faccio ascoltare queste due righe così. Molto semplice, quindi abbiamo in chiusura 2-3-2. Come prima, poi in apertura due cerchiato, due pulsazioni, due cerchiato, due pulsazioni, il 3, chiudo e salgo di una posizione, il 3, due pulsazioni, il 2, quindi è così, chiudo, apro, chiudo, ecco qua il rigo, è questo, vi ricordo che queste note durano due pulsazioni e due, chiaro? Ripetete questo? Bene, vediamo il rigo successivo, ma c'è poco da capire. Perché? Perché è uguale a quello che abbiamo fatto finora. È uguale praticamente al secondo rigo dell'inizio, è uguale a questo, quindi c'è poco da capire. Quindi potete già collegare questi due righi, questo è uguale al secondo rigo dell'inizio. Bene, ben fatto. Andiamo avanti. Questi altri due righi sono così. Molto ripetitiva, quindi abbiamo questa cambia poco 3-3-3 abbiamo, e poi come sopra, solo che abbiamo cambiato solo l'atteggiatura, potreste farlo come scritto sopra, anzi facciamola come scritto sopra, la cambio ora proprio al volo per semplificarvi il tutto, altrimenti diventa tutto un po' più difficile, invece è meglio semplificare le cose. Posizione 6 e qua posizione 5, così ve la spiego in modo molto molto più semplice. Ecco qua, vedete, avete imparato bene questo primo rigo di sopra, questo non cambia una virgola tranne le prime tre note, 3-3-3, poi tutto il resto è uguale. Qua avevo cambiato l'atteggiatura, però seguite questa che vi faccio vedere ora, ed è così, quindi tranne queste prime tre note cambiano, 3-3, poi aprite come sopra, facilissimo, ripetete per una decina di minuti. Il rigo successivo, c'è poco da capire perché, è uguale al rigo di sopra, quindi fa questo, non rigo di sopra, ma uguale al primo rigo della prima pagina, l'ultimo rigo della prima pagina, quindi è sempre la stessa cosa, quindi potete, il senso qual è, potete impararlo da soli, è uguale. Ultimo rigo, facilissimo. Ultimi due righi, insomma, sono semplicissimi perché, ripete, ancora più o meno è la stessa cosa. Cambia solo che c'è il 2, quindi è questo. Gli ultimi due righi, dai. Anzi, sono per gradi. Memorizzate questi due. Andiamo avanti con quest'altri due ora. Quindi così. Poi potremmo suonare col tre cerchiato se ci riuscite. Quindi, come l'ho scritto, evidentemente così. È questo 2-2-2, chiusura, poi il 3 in apertura, 2 pulsazioni, 3 cerchiato, 4, chiudiamo col 3 e poi 2, quindi è questo, chiudo, ed ecco qua, ripetete questo rigo molto lentamente, se avete difficoltà scendete, suonate il 2 cerchiato e il 3 e poi risalite, va bene? Bene, ultimo rigo lo potete, diciamo, apprendere da soli perché è semplicissimo, è uguale a quelle che abbiamo già imparato finora, quindi è uguale, vedete, a questo rigo di qui sopra, uguale, tranne il finale. E quindi quest'ultimo rigo è questo. In chiusura, coi bassi. In chiusura, 2, 3, 4, 5, va bene? Quindi è questo. Apro. Chiudo e salgo di una posizione, 2, 3,
5, quindi questi due righi con i bassi lentamente così. Anche il testo di questo brano nella pagina successiva, inutile mostrarla, va bene? Ed ecco qua, quindi la pagina, un secondo, facciamo le cose più chiare, la prima pagina è questa e la seconda pagina è questa, va bene? È più chiaro, insomma, chi vuole magari memorizzare prima la prima pagina e poi la seconda. Bene, non abbiamo inserito abbellimenti perché è un brano molto semplice, inutile aggiungere terzine, si potrebbero aggiungere, però perché inizia diventa... Qua possiamo aggiungere una terzina sul 3, quindi quando fate da capo. Poi qua. 4 e 3. Ripeto, quindi vabbè, facciamo così, velocemente, metto anche le terzine, dai. Per chi vuole impararlo un po' più elaborato, tornate dopo qualche mesetto su questo video. E quindi è così. Una terzina, 3, 2 cerchiato, 3 e il 2. Ormai l'avete memorizzato, chiaro? Andiamo avanti, terzo righo, insieme al 4 metto il 2. Insieme al 5 in apertura metto il 2 cerchiato. Insieme al 4 metto il 3. Chiudo col 3 e 2. E salgo di una posizione. E quindi è questo. Qua normale. E poi tutto può andare com'è, insomma, va bene così, senza aggiungere troppe cose. Basta solo questa parte iniziale. Bene, se vi è stato utile mettete un mi piace e condividetelo, insomma, sui social, se vi è stato, insomma, utile. Sarà un modo per farmi capire che siete interessati ad altri video. Per oggi è tutto, un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti!